Detto questo, arriviamo un po' alla parte introduttiva. Allora, io uso sempre questa slide, questo è un po' il mio cavallo di battaglia di tutti i miei corsi di formazione e vale un po' per tutti i tipi di pubblico. Cioè, chiunque voglia capire un po' come funziona il diritto d'autore e avere un'unica slide in cui c'è riassunto, potremmo dire, tutto il manuale di diritto d'autore, forse può usare questa slide. E abbiamo, vedete, un lato arancione con la regola e un lato blu con l'eccezione. Cioè, la regola è quella che trovate di lì, cioè tutto sotto copyright sostanzialmente. Perché? Perché adesso non abbiamo tempo di partire da Adamo ed Eva, do per scontato che alcuni meccanismi siano noti, però ecco, il diritto d'autore si acquisisce automaticamente con la creazione dell'opera. Quindi gli autori, nel momento in cui scrivono il loro articolo, scattano la loro fotografia, sviluppano il loro software, creano la banca dati, alla fine dell'atto creativo automaticamente hanno già un copyright, ottengono dalla legge tutte le tutele che l'ordinamento giuridico prevede per quel tipo di opera. E quindi tutto ciò che è stato creato e che risponde a quel minimo requisito di creatività che la legge prevede finisce sotto diritto d'autore, sotto copyright, a seconda che vogliamo usare la dizione italiana o quella anglo-americana. Qua per semplicità uso la dizione inglese, anglo-americana di copyright. Nonostante, sottolineo, non siano gli stessi, i due concetti non coincidono, però anche qua per semplificare, diciamo, perdonatemi questa semplificazione. Dicevo, tutto finisce sotto copyright e a un certo punto però questo copyright scade. Come vedete, qua abbiamo una scadenza dei termini. E a un certo punto l'opera diventa di pubblico dominio, cioè arriva un momento in cui la legge lo stabilisce, il diritto si esaurisce e quindi l'opera diventa davvero libera nel senso più ampio del termine. Non devo più chiedere permesso a nessuno, non devo più preoccuparmi di eventuali pretendenti, qualche titolare di diritto che mi venga a chiedere conto dell'utilizzo dell'opera, salvo al massimo i famosi diritti morali d'autore, che sono quei diritti legati alla personalità, che possono essere esercitati in alcuni casi particolari, quando si va a toccare un aspetto reputazionale e morale nell'utilizzo dell'opera. Ecco, quindi abbiamo una situazione di bianco-nero, no? Cioè tutto sotto copyright e poi a un certo punto tutto fuori dal copyright. In mezzo, tra diciamo, i due momenti storici, da quando nasce il copyright, cioè con la creazione dell'opera, fino al 70° anno dopo la morte dell'autore, che è un'eternità, perché potete capire, no? Un autore giovane, molto giovane che scrive un'opera e campa fino a 90-95 anni, più altri 70 anni, quindi sono a volte un secolo e mezzo o quasi di tutela. Ecco, in mezzo, in quel secolo e mezzo, gli utilizzatori non possono far altro che far leva su alcune eccezioni a questo principio generale, che è il principio generale del chiedi il permesso al titolare dei diritti. No, essendoci sempre il titolare dei diritti, visto che le opere create vanno automaticamente sotto copyright, io dovrei in teoria sempre chiedere il permesso, salvo essere arrivato alla scadenza dei termini, che arriva, come sapete, come ho spiegato prima, molto molto in là nel tempo. In tutti gli altri casi devo chiedere il permesso oppure far leva su una di questi casi, diciamo, di libero utilizzo. Questi casi di libero utilizzo possono essere o basati su una norma di legge che, come dire, l'ordinamento giuridico ha previsto e che quindi stabilisce un libero utilizzo per quel caso specifico, oppure, grande novità dell'ultimo ventennio, questa eccezione, questa situazione di libero utilizzo trova il suo fondamento, la sua radice in un atto contrattuale, in una licenza. Ok? E ho messo il simbolo delle Creative Commons, che sono le più note, diciamo, tra queste licenze che servono a fare questo lavoro. In realtà ce ne sono tante altre. Però ecco, le Creative Commons si sono diffuse come uno standard di riferimento e sono le licenze con cui si può fare open access, no? Se voi andate a leggere la definizione nella dichiarazione di Berlino, chiaramente ci dice il parametro 1, diciamo, dei due parametri che definiscono il concetto di open access, il primo fa riferimento alle licenze. Quindi utilizzare questo tipo di licenze fa sì che la mia opera sia considerata open access. E quindi noi ci stiamo muovendo più o meno in questo mondo qua, cioè tutte le volte che nell'ambito della ricerca vogliamo utilizzare un'opera scritta da altri, creata da altri, quindi di cui noi non abbiamo i diritti, i casi sono questi: o chiedo il permesso, quindi contatto il titolare dei diritti, che può essere la casa editrice, l'autore, un produttore discografico, a seconda dei casi, e
acquisisco un permesso specifico per fare quello che devo fare. Oppure attendo che sia passata la scadenza dei diritti, ma purtroppo potrebbero venirmi capelli molto bianchi o addirittura non fare nemmeno in tempo, oppure appunto, che sono la maggior parte dei casi, far leva su queste situazioni di libero utilizzo. Per fortuna ormai da un po' di anni si è diffusa la prassi dell'open access, dell'open science, dell'open data, e quindi troviamo tanta roba sotto licenza open. E in tutti quei casi in cui non c'è una licenza, allora mi rimane, diciamo, la gamba in mezzo, diciamo, da sinistra verso destra, la terza, quindi dove c'è scritto stabilito dalla legge. Vedete che io ho segnato, vedi articoli 65 seguenti, cioè nella nostra legge, la legge sul diritto d'autore, gli articoli sono quelli. E nella mia presentazione vi farò vedere cosa la direttiva europea ha inserito di nuovo in quest'ambito. Però prima di arrivare a quello vorrei comunque farvi vedere che la direttiva europea ha modificato anche alcune parti in tema di pubblico dominio, e c'è un tema a me molto caro, e quindi perdonate se un po' mi infervoro adesso quando vi parlerò di questo risvolto, perché c'è appunto l'articolo 14, vabbè, qui allora, avevo messo in una slide insomma la presentazione di qual è lo scopo della direttiva. Vabbè, penso che chi si è iscritto a questo seminario probabilmente sia andato a vedersi qualcosa su questa direttiva. Comunque, giusto per completare, vedete, è la direttiva 2019-790 UE. Le direttive si numerano in questo modo, no? Prima l'anno, poi il numero, diciamo, progressivo, sul diritto d'autore e sui diritti connessi al mercato unico digitale. Vedete, lo scopo, come tutte le direttive, è quello di armonizzare la normativa. E inoltre, vedete, quella parte in rosso, inserire norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, che è un po' il focus del nostro incontro di oggi. Ecco, avevo messo anche, giusto ricostruire un po' la storia della direttiva. È una direttiva che ci stiamo portando dietro da un po' di anni, se ne sta discutendo già dal 2015-2016, prima bozza che è circolata 2016, però poi l'approvazione definitiva del Parlamento europeo 17 aprile 2019. Come più o meno tutte le direttive, danno tempo 2 anni circa ai legislatori europei, nazionali degli Stati europei, di fare la normativa nazionale. Noi siamo arrivati lunghi, è vero che c'è stata di mezzo una pandemia e sono più o meno tutti i paesi sono andati lunghi perché avevano altri problemi a cui pensare, il diritto d'autore è rimasto un po' in secondo piano, però eccolo qua, alla fine siamo arrivati con un inciampo in mezzo, perché vedete c'è una prima bozza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 che però attendeva un parere dell'AGCM che si è rivelato negativo, e quindi hanno dovuto rimetterci le mani e abbiamo perso ulteriore tempo andando quasi al limite della procedura di infrazione, perché eravamo fuori, i tempi era giugno del 2019, 2 anni e pochi mesi in più, e noi siamo arrivati all'8 novembre del 2021 con questo decreto, il 177/2021, che ha introdotto le nuove norme nella legge sul diritto d'autore, che sono quelle che vi farò vedere nelle slide successive. Qua avete una slide che, diciamo, in una fotografia unica vi fa vedere quali sono le principali novità, alcune a favore degli utilizzatori, alcune a favore dei titolari dei diritti. Questa ve la lascio come eventuale approfondimento, perché oggi non abbiamo tempo, dobbiamo soffermarci su quelle di carattere, diciamo, relative alla ricerca scientifica. Come vedete qua ce n'è già una, no? Crea un tipo di eccezione per le riproduzioni e le estrazioni di testo e dati effettuate da organismi di ricerca per scopi scientifici. Vi faccio vedere poi come questo è stato trasfuso all'interno della legge sul diritto d'autore italiana. Gli altri, se volete approfondirli, lo lascio a voi, perché non ce la facciamo proprio.